Benvenuti all'appuntamento con la trasmissione Confronti Incontri. Ospite in questa puntata abbiamo il sindaco di Camerino, Sandro Sborgia. Grazie per Buonasera, questo collegamento. grazie a lei. Un aggiornamento innanzitutto sulla situazione Covid, con l'aggravarsi della pressione ospedaliera nella provincia di Macerata. L'ospedale di Camerino ancora una volta risponde all'appello e alle necessità Covid del territorio. Sì, l'ospedale di Camerino è stato nuovamente riconvertito per la sua totalità a struttura Covid. E quindi torna ad essere presidio interamente dedicato alla cura dei pazienti Covid. Questo come era successo già l'8 marzo del 2020, quando nella prima fase della pandemia l'ospedale fu individuato come struttura necessaria per fronteggiare la pandemia. E così oggi, nonostante però, a differenza del 2020, nonostante oggi si disponga di una struttura Covid appositamente allestita per la cura dei pazienti contagiati, cioè mi riferisco in particolar modo a quella di Civitanova, l'ospedale di Camerino torna ad essere completamente riconvertito. Faccio solo una considerazione: quella struttura di Civitanova era nata appositamente per alleggerire le strutture pubbliche e quindi per impedire appunto che quelle strutture pubbliche, le altre strutture fossero in qualche modo riconvertite e quindi non potessero, anzi potessero continuare ad offrire gli stessi servizi ai malati di altre patologie. Solo una considerazione, nel marzo del 2020, e parlo del 31 marzo del 2020, i ricoverati nelle terapie intensive, quando quindi all'apice della curva dei contagi, erano 169. Oggi, con una struttura Covid a Civitanova, i ricoverati in terapia intensiva mi pare risultino attorno a 132, almeno il dato è fino a ieri 132. E però riconvertiamo nuovamente l'ospedale di Camerino. Quindi il problema fondamentale, se mi è consentito dirlo, non era tanto la questione della struttura, che pur forse aveva una sua logica di intervento, comunque di utilizzo. Il problema continua ad essere la mancanza di personale. Il problema continua ad essere il non aver provveduto a sfruttare le risorse messe a disposizione dal governo con il decreto 34 del 2020, che prevedeva l'aumento dei posti di terapia intensiva all'interno degli ospedali pubblici. Mi risulta che solo, mi pare, siano stati realizzati alcuni interventi solo presso l'ospedale di Pesaro e quello forse di Ancona, di Torrette, se non vado errato, però il resto è rimasto fermo. E oggi l'ospedale di Camerino torna ad essere completamente riconvertito in Covid. Voglio solo sottolineare un aspetto che presso la struttura Covid di Civitanova attualmente è impiegata la stragrande maggioranza del personale medico e paramedico dell'ospedale di Camerino, che continua ad essere impiegato a Civitanova e grazie ai quali quella struttura funziona, e non funziona nemmeno al massimo delle sue potenzialità proprio per mancanza di personale medico. Quindi che è successo? Si è stata riconvertita praticamente il secondo piano dell'ospedale di Camerino, sono stati quindi dimessi i pazienti che erano ivi ricoverati e il personale medico, quello che è rimasto purtroppo, perché teniamo presente che in questi mesi non solo i medici sono andati, quindi sono stati impiegati e dislocati a Civitanova, medici, infermieri e OSS, ma alcuni hanno fatto scelte diverse, quindi li abbiamo persi, chi si è licenziato, chi si è trasferito. E quindi la situazione del personale già grave e critica nei mesi precedenti, quando voi ricorderete i numerosi appelli fatti dal sottoscritto
proprio per il personale medico e quindi per la necessità di tutelare, conservare e cercare di venire incontro a quelle che erano le esigenze del personale medico, proprio per evitare poi le fuoriuscite, quindi la perdita del personale medico, purtroppo siamo in una situazione critica che necessariamente ci ritroveremo, io mi auguro presto, nel senso una volta che superata questa fase critica che purtroppo dobbiamo attraversare, dobbiamo vincere, non c'è dubbio, però troveremo le difficoltà poi a reperire quel personale medico che purtroppo è uscito e quindi La questione del personale è stata sollevata anche in varie nostre interviste, anche proprio pochi giorni fa, dalla stessa direttrice dell'area vasta 3, Daniela Corsi, che ha evidenziato insomma, le difficoltà per l'intera area vasta di tutto il personale impiegato e anche l'impegno di Camerino. Stessa cosa per l'assessore regionale Saltamartini. Nel confronto con sia l'assessore che anche la direttrice dell'area vasta, anche a queste problematiche, che risposte ha avuto? Ma guardi, le risposte sono risposte di circostanza, nel senso che ci sono dichiarazioni di impegno con le quali si dice che una volta passata la pandemia tutto tornerà come prima. Le abbiamo sentite troppe volte queste risposte. Speriamo che non siano solo dichiarazioni di intento, anche perché sappiamo bene, mi lasci usare una frase, che la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Quale buone intenzioni? A parole ce ne sono tante, però mi pare che la direzione non sia quella che noi auspichiamo. Io però vorrei che si facesse anche un ragionamento su questo. Io vorrei capire per quale motivo nel bel mezzo di una pandemia e quando tutti diciamo che stiamo affrontando una guerra, che questa è una guerra, vorrei capire perché non vengano chiamate in causa le strutture private convenzionate. Vorrei capire qual è la disponibilità che hanno dato e che stanno dando le strutture private convenzionate. Mi farebbe piacere capire quali sono i numeri, perché non è dato conoscere. Mi sentite forse per un attimo? Sentiamo bene, sì. Ecco, perché non è dato conoscere, almeno non si leggono sui giornali, non sono pubblicati i numeri relativi al supporto che in questo momento stanno offrendo le case di cura private convenzionate. Voglio capire se queste strutture hanno messo a disposizione professionalità e appunto ambienti per il ricovero e il trattamento di pazienti Covid, perché questo è un punto secondo me che troppe volte è stato accantonato. Io credo invece che sia necessaria un ragionamento. Queste strutture devono contribuire, così come le strutture pubbliche, a intervenire e a prestare soccorso nel momento in cui c'è una grave crisi sanitaria in atto. È stato molto chiaro in questo, Sindaco. Le chiedo anche dunque una struttura interamente convertita a Covid, come rimangono garantite le attività di emergenza? Guardi, teoricamente sì, c'è un pronto soccorso, però io chiedo a voi. Ho molti dubbi. Io chiedo a voi se voi, sapendo che quella è una struttura dove trattano pazienti Covid, doveste avere bisogno, scegliereste tra Macerata oppure tra Camerino, insomma, parliamoci chiaro. Sì, c'è una struttura del pronto soccorso, ma leggevo stamattina proprio sul giornale, sul Corriere Adriatico, che lo stesso primario del pronto soccorso di Camerino avanzava grosse perplessità circa la capacità di intervento e di reazione di fronte a situazioni quindi di difficoltà sanitarie, non essendo più in grado, cioè non essendoci nella struttura di Camerino i reparti specializzati e le specializzazioni pronte, quindi disponibili per intervenire nel caso di situazioni particolarmente difficili. Quindi Camerino risponde per senso di responsabilità, ma chiede chiarezza e soprattutto insomma
Ma guardi, Camerino risponde per senso di responsabilità. Noi dobbiamo essere molto chiari. Mi perdoni, io sono un po' fatto così. La sanità, la materia sanitaria è gestita dalla regione e quindi la regione dispone e quindi disciplina quella che è la offerta sanitaria e quelle che sono le strutture che devono essere impiegate. Quindi è una decisione regionale. Quindi Camerino non può far altro che prendere atto di quelle che sono le decisioni che la direzione, che non solo, cioè che la giunta regionale e le direzioni, poi la direzione generale, quella generale dell'ASL, dell'ASUR provinciale, prende, quindi recepisce. Quindi una scelta subita, no, siete noi, un po' noi, in questo. Noi subiamo queste scelte, subiamo. Le dico, lo voglio dire con estrema franchezza, io ho ricevuto solo un messaggio da parte dell'assessore alla sanità, il dottor Saltamartini, con il quale venivo informato che i dirigenti ASUR hanno deciso di occupare il secondo piano della struttura. Quindi è una decisione che non si capisce se è tecnica o è politica, ma sembra che quella decisione di riconvertire l'ospedale di Camerino sia una decisione presa dai dirigenti ASUR. Io credo che, l'ho già detto in altre occasioni, io credo che la politica sia quella che debba essere chiamata a prendere le decisioni. È la politica che si deve assumere le responsabilità delle decisioni. È troppo facile dire i dirigenti ASUR hanno deciso. No, io dico che è la regione, la giunta regionale che deve decidere e i tecnici devono attuare le decisioni che i politici decidono. Altrimenti stiamo venendo meno a quello che è un preciso dovere che gli elettori ci hanno attribuito. E dal personale sanitario, che lei anche magari nel dialogo, oltre a sostenere il loro sacrificio, quello che stanno facendo, che tipo di richieste ha avuto, riflessioni di tutto questo anno che comincia a diventare veramente un peso forte, specie per il personale sanitario, anche alla luce di quello che abbiamo detto nell'emergenza, oltre all'ospedale, tra tutta l'area vasta? Guardi, il personale sanitario, chiaramente, al quale noi tutti dobbiamo i nostri più profondi sentimenti di riconoscenza per quello che stanno svolgendo, per il lavoro che svolgono, il personale sanitario è quello che più di tutti praticamente subisce anche questo tipo di scelte. Pensiamo a tutti quei sanitari e a quel personale che abita all'interno, quindi delle nostre zone, e che oggi è chiamato a svolgere la sua attività a Civitanova, quindi sobbarcandosi di chilometri e chilometri per andare, chilometri per ritornare, con tutti i problemi legati anche alla gestione delle famiglie e con tutti i problemi legati ai rischi pure, no, che ci sono all'interno poi delle famiglie di ognuno di noi. È chiaro che tutti speriamo che questa vicenda triste finisca prima possibile, che le vaccinazioni riprendano con rinnovato vigore, perché solo questo ci consentirà di uscire fuori da questa pandemia. E io dico che mi auguro, auspico, ma dopo, quando sarà il momento, una volta passata la pandemia, dovremo secondo me riflettere su quello che è avvenuto, su come è stata gestita e su quello che dobbiamo fare per evitare che certi errori non vengano a ripetersi. E questo è un ragionamento, lo dobbiamo a tutti coloro i quali confidano nelle istituzioni, perché non dimentichiamo mai che sono in gioco le stesse istituzioni, la credibilità delle istituzioni. E quindi allora io credo sia necessario affrontare questo discorso, il discorso sanitario, una volta chiaramente che sarà superata questa fase critica che purtroppo ci vede ancora in prima linea.
Quindi la priorità ora è sull'emergenza, poi le altre scelte, quindi tenere su questo. Ma a proposito della vaccinazione, lei ecco, ha parlato dei vaccini, e, con la sospensione AstraZeneca, quali sono state anche le reazioni a Camerino, nel punto vaccino, le prime reazioni già sui primi dubbi dopo il ritiro di alcune dosi e poi adesso su questa situazione? Ma guardi, la reazione è soprattutto quella di preoccupazione, nel senso che tutti confidavamo nell'avvio di questa campagna vaccinale e quindi nella velocità di vaccinarci tutti. Certo, questo stop ingenera nella collettività quel legittimo dubbio, no, di sicurezza e più che di efficacia di sicurezza del vaccino. Io credo però che dobbiamo confidare in quello che ci viene, nelle comunicazioni che ci vengono fatte dai massimi organi sanitari, quindi mi riferisco all'EMA, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, all'AIFA, e quindi dobbiamo aver fiducia e soprattutto accelerare il più possibile con la vaccinazione e con i vaccini che ci verranno somministrati. Andiamo invece all'altra grande emergenza per Camerino, il sisma e la ricostruzione. Lei in queste ultime settimane Camerino aveva un po', diciamo, respirato quasi un nuovo ottimismo con le prime riaperture, il centro storico, ora tutto in zona rossa, ancora torna, insomma, anche psicologicamente questa situazione per i Camerti. Che cosa ci può dire innanzitutto, ecco, queste riaperture, che cosa già in senso anche di ottimismo di vedere un po' dopo 4 anni tante promesse, ma di vedere già i primi risultati di quello che avete fatto? Guardi, se me lo consente, diciamo che siamo arrivati in un momento, quello magari più difficile. Avevamo sicuramente preso una posizione riguardo al fatto che ci saremmo sobbarcati di un compito non facile, qual era quello di rimettere in moto la macchina della ricostruzione. E abbiamo dedicato ogni sforzo e tutti gli sforzi possibili per questo processo. E poi è arrivata la pandemia, e poi arriva l'ospedale, e poi arrivano altre situazioni, quindi diciamo che siamo oramai collaudati a resistere alle avversità, no? Però sul fronte della ricostruzione possiamo già cominciare a sperare, io dico, perché se facciamo un giro per la città, e non solo per la città ma anche per le frazioni, cominciamo a vedere i cantieri in attività, e non solo quelli delle messe in sicurezza che erano all'interno del centro storico, ma cominciamo a vedere i primi cantieri proprio della ricostruzione. Cominciamo a vedere le prime gru che si stagliano sul cielo di Camerino, sui tetti di Camerino, che fino a ieri erano piatti praticamente. Oggi cominciano. Quindi possiamo dire, ecco, che comunque la ricostruzione, un po' tra mille difficoltà, è decollata. Questo l'ha sottolineato anche nell'incontro l'altro ieri, il commissario Legnini, nell'incontro con Draghi, ha sottolineato questo, tra tante difficoltà, comunque una ricostruzione che decolla e al quale va affiancata anche un sostegno sull'aspetto del recovery plan e il resto tutta la ripresa economica. Però effettivamente le variabili dell'emergenza complicano ulteriormente tutto. Certo, io direi che la fase del rullaggio è stata completata, ci siamo staccati dalla pista di decollo praticamente. Ecco, diciamo che siamo ancora in fase di vero e proprio decollo. Ora lo dico per prudenza, non per altro, però tutti i segnali sono positivi. Registro anche una ripresa di fiducia da parte della mia cittadinanza, e questo mi fa piacere, perché in un momento difficile come questo vedere segnali di ricostruzione sono anche segnali di speranza che riusciremo a superare non solo sicuramente la pandemia, ma anche la fase della ricostruzione. Quindi questo è un bel ecco, vorrei che si potesse proseguire su questa
su questa scia in maniera tale che si rafforzi questo sentimento di fiducia, no? Perché se riusciamo a far partire la ricostruzione sarà una vittoria per le istituzioni, per la credibilità delle istituzioni. Cioè, io sono sempre ancora più convinto che ognuno di noi debba fare la sua parte, ma nell'interesse generale. Allora, amministrare una città, amministrare una regione significa fare, essere al servizio degli altri. Quindi noi dobbiamo superare tutte quelle difficoltà che si frappongono a far sì che i bisogni dei cittadini siano soddisfatti. La ricostruzione è uno di questi, quindi io invito veramente tutte le forze politiche a fare il massimo sforzo, tutti gli sforzi possibili per superare questa impasse. La buona volontà c'è da parte di tutti e quindi io sono convinto che riusciremo in qualche modo a far fronte, a superare questo momento. Camerino, dunque, tra ricostruzione ma anche pandemia, al centro c'è anche la realtà universitaria che ha dato spesso, ecco, risposte di riconversione per quanto riguarda l'inizio delle mascherine, l'attività per cercare, ecco, di non fermarsi, anche lì la ricostruzione che procede con nuove strutture per una voglia di rilancio e di rinascita che parte, ecco, da questa doppia emergenza, sisma e Covid. Sì, come sapete, come ben sapete, l'università è diciamo il motore anche economico della nostra terra, della nostra città e dell'area interna, di tutta l'area interna. E l'università è stata chiamata veramente a un grande sforzo, prima con il terremoto, poi anche con la pandemia, quindi con l'adeguamento a tutte le nuove forme di didattica che sono state messe, che sono state quindi disposte. E nonostante ciò dobbiamo anche constatare come si registri un aumento degli iscritti presso l'Università di Camerino. Questo deve necessariamente costituire motivo di orgoglio, ma deve allo stesso tempo costituire motivo anche di riferimento, cioè l'esperienza dell'università secondo me è significativa per costruire un modello, secondo me, un modello che noi dovremmo, che questo paese dovrebbe avere. Cioè, mi riferisco al fatto che noi ogni volta che c'è un'emergenza sembra quasi che sia sempre la prima volta e questo un paese come il nostro non può permetterselo. Noi dovremmo avere invece un modello di riferimento su come e con quali modalità, con quali strumenti intervenire nei casi in cui ci siano delle emergenze di questo paese. Mi faccio riferimento all'emergenza terremoto, ma come può essere un altro tipo di emergenza, idrogeologica o altro. E l'Università di Camerino, sotto questo aspetto, anche osservando quali sono state le misure messe in campo e come ha reagito sia alla prima emergenza post-sisma sia poi a quella post-Covid, potrebbe essere secondo me un modello di riferimento, potrebbe anche essere un caso di studio proprio per evitare, per dotarsi quello che di cui secondo me necessita questo paese, cioè avere un riferimento proprio anche di tipo normativo su come devono essere gestite le fasi dell'emergenza, ma soprattutto anche quelle post-emergenza. Quindi l'ultima riflessione, Sindaco, dunque per Camerino ad oggi, dopo, quindi abbiamo parlato della ricostruzione, dopo l'emergenza sisma e ora questa pandemia, che cosa serve come priorità in questo momento? Parlare, ecco, di pensare a una normalità sembra molto lontano. Come affronta ogni giorno le varie sfide tra gli inconvenienti o cui della situazione, numeri, trend che si aggiornano di ora in ora? Guardi, se posso dire, serve un'iniezione di fiducia e l'iniezione di fiducia viene solo esclusivamente dal riuscire a porre quell'impegno necessario affinché tutti gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di un obiettivo, al perseguimento di un obiettivo, siano rimossi e superati. E quando noi vediamo l'apertura di un nuovo cantiere, quando vediamo praticamente che si avviano la ripresa delle attività economiche all'interno del centro storico, così
come la nascita di ulteriori attività economiche. Quando vediamo praticamente il servizio che funziona, quello secondo me è il motore che ci spinge anche ad andare avanti, cioè una bella iniezione di fiducia, nel senso che l'impegno, la volontà di poter fare bene c'è, cioè, e quindi cerchiamo in ogni modo, ognuno, io ripeto sempre che ognuno deve fare la sua parte, nel suo piccolo, anche nel suo piccolo, se dà una mano, una stupidità quale può essere magari raccogliere la carta e buttarla nel cestino, già quella secondo me è un modo di rendersi utile alla propria collettività. Quindi io credo che la forza sia data proprio da questa fiducia che dobbiamo avere in noi stessi e nelle istituzioni. Quindi urgente un vaccino fiducia, un minimo un senso di responsabilità, dove ognuno insomma possa fare il suo piccolo, la propria parte, da rispetto delle regole al guardarsi. Dobbiamo smetterla di pensare che c'è sempre qualcuno che deve fare le cose. No, le cose anche al posto nostro, ciascuno, al posto, le cose vanno fatte da ognuno di noi deve fare la sua parte. Bisogna finirla di, secondo me, di piangersi addosso, di dire che va sempre tutto male. No, rimbocchiamo le maniche, facciamo la nostra parte. Quando noi avremo fatto il nostro, possiamo dire: beh, io questa sera ho fatto quello che dovevo, quello che potevo, e credo di aver fatto qualcosa di buono per tutti. E io penso che questa sia la strada giusta. Grazie davvero al sindaco di Camerino Sandro Sborgia per questa intervista. Grazie a voi per la vostra sensibilità e la vostra cortesia a chiamarci nei vostri programmi. Grazie infinite. Grazie, buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci.